Oggi parliamo del rapporto tra digital marketing e metaverso. Il ragionamento di oggi è strutturato innanzitutto partendo, come vedete dall'agenda, da come nasce il metaverso, come si presenta, cosa è realmente, come viene strutturato da un punto di vista tecnologico, e come viene venduto. La lezione poi si conclude, andando a guardare in termini, di rapporto fra la componente tecnologica e quella giuridica, qual è la realtà dietro l'apparenza. Abbiamo visto, dagli inizi del corso, come ci sia stato un travaso continuo dal mondo della fantascienza al mondo dell'industria e poi nel settore politico e normativo di concetti sostanzialmente di tipo letterario. Abbiamo detto all'inizio che il cyberspazio è stata un'invenzione di William Gibson, il concetto di cyberpunk di un altro autore che più o meno nello stesso periodo elabora questo concetto di ragazzi particolarmente svegli e in grado di utilizzare i computer in funzione, diciamo, antisistema. E abbiamo parlato del modo in cui, ma lo vedremo meglio nella lezione sull'intelligenza artificiale, del modo in cui i romanzi di Isaac Asimov abbiano colpito non solo la fantasia del mondo dell'intrattenimento, ma anche la strutturazione stessa del modo di fare comunicazione e di progettare i servizi basati su tecnologie dell'informazione. Avete fatto caso al fatto che ogni volta che c'è da parlare di intelligenza artificiale, di robotica, di metaverso, di computer, la realtà fenomenica, l'interfaccia che ci viene presentata sembra tirata fuori da un romanzo di fantascienza. Cioè il design del prodotto e il design delle interfacce e il design della interazione con il prodotto sono accomunati dalla scelta di posizionamento del prodotto o del servizio in un ambito sostanzialmente fantastico, fantascientifico. Non c'è una ragione tecnica per cui il cruscotto di un'automobile, scegliete voi la marca, somigli al pannello di controllo di un caccia di guerre stellari o di un altro film di fantascienza di vostra scelta. Non c'è nessuna ragione per cui un personal assistant o qualsiasi altro gadget elettronico abbia una forma futuristica e quindi ci spinga a pensare di vivere in quello che mi sembra di avervi già accennato, è il mondo dei Jetson, cioè di questo cartone animato degli anni 70, nel quale appunto si raccontavano le vicende di questa famiglia del futuro, che appunto interagiva con porte che si aprivano in automatico, macchine volanti e via discorrendo. Nel caso del metaverso, la regola si ripropone tal quale. Perché nel caso del metaverso il paradigma si ripete esattamente come negli altri casi? Perché il concetto di metaverso è un'invenzione letteraria di uno scrittore californiano che si chiama Neal Stephenson, che teorizza in questo romanzo, in questa novella, Snow Crash, l'esistenza di una internet aumentata. E quindi in questo senso è una visione diversa dal cyberspace di William Gibson, ma non dobbiamo fare critica letteraria in questa sede. Quindi teorizza l'esistenza di questa internet potenziata,
alla quale, con la quale si interagisce tramite visori a realtà aumentata tramite i quali appunto succedono una serie di cose. Attenzione perché nel caso del metaverso di Snow Crash l'essere umano mantiene la sua umanità, nel senso che deve mettersi il visore per poter interagire con i sistemi. Nel caso di Gibson c'è pure gente che si mette lo spinotto in testa, quindi si parla di impianti e quindi di, potremmo dire, trasformazione dell'essere umano in un ibrido, che se volete dal punto di vista letterario è l'invenzione di Asimov dell'uomo bicentenario, che anche se non avete letto il racconto probabilmente sapete che c'è stato un film con Robin Williams che ha messo in scena questo racconto. Quello che probabilmente non sapete è che negli Stati Uniti è attivo un movimento che si chiama transumanesimo, il cui obiettivo è quello di creare cyborg, cioè gente che si amputa gli arti, per esempio, per potersi mettere delle protesi meccaniche, oppure si fa impiantare sensori di varia natura. Vi può sembrare folle, però anche qui c'è una confusione. Non voglio entrare nel concetto della psicopatologia perché non è il mio lavoro, quindi non ne parlo, però c'è ancora una volta una visione antropologica basata sulla, non tanto sulla centralità dell'individuo, ma sul fatto che l'individuo non può essere regolato da nessuno. È una sorta di anarchia elevata all'ennesima potenza. Però quando passiamo dal metaverso letterario, dalle spinte così culturali e antropologiche al mercato, vediamo che quello che fa Big Tech in realtà non è prendere il contenuto sostanziale dell'intuizione letteraria, ma è brandizzare, è un termine che odio, ma in questo caso nella sua bruttezza è estremamente indicativo. Quello che Big Tech fa è brandizzare un servizio i cui contenuti sono stati decisi in funzione delle necessità commerciali, cioè delle necessità di vendita. Riprendo delle suggestioni che arrivano dalla letteratura, vedo quanto dal punto di vista tecnologico riesco a replicare dal punto di vista della percezione fenomenica e attacco un'etichetta nota alle persone per qualificare un servizio che altrimenti dovrei spiegare usando troppe parole. Vedremo poi, quando daremo una definizione un po' più tecnica di metaverso, che se dovessimo usare quella invece della parola metaverso, probabilmente questo settore non sarebbe nemmeno mai partito, o sarebbe fallito prima di partire, come prima di avviarsi. Avrebbe fatto la fine del Vasa, il vascello svedese che, se andate a Stoccolma, potete ancora vedere, che doveva rappresentare il fiore all'occhiello della marina svedese e che affondò al momento del varo, perché chi lo aveva progettato non aveva calcolato bene il rapporto fra ampiezza del vascello e altezza, quindi non rimaneva dritto praticamente, si è appoggiato ed è affondato. Dal punto di vista del marketing, quindi, la capacità di pescare nel universo del fantastico e di trasformare quelle idee in prodotti vendibili è una capacità importante. Questo che cosa significa? Che se volete operare nella costruzione del prodotto, non vi basta un approccio al digital marketing basato sui dati, ma dovete avere anche una conoscenza trasversale molto ampia che vi consenta di trovare una chiave di vendita, di presentazione del prodotto. Perché se vi concentrate esclusivamente sulla componente dei dati e quindi su quella visione che abbiamo
analizzato nella lezione sul trattamento dei dati personali basata sostanzialmente sul considerare gli esseri umani come dei cani di Pavlov, avrete sempre il problema, sì, è vero che l'essere umano in linea di massima risponde agli stimoli più o meno allo stesso modo una volta che viene condizionato, ma se non sapete quale stimolo dare, non sapete quale risposta attendervi. Quindi la capacità e la necessità di avere una cultura che spazia anche nella sociologia, nella psicologia e nella letteratura diventa una componente fondamentale per poi creare una strategia di marketing efficace. Tradotto, i dati sono importanti, ma non sono l'unico perno attorno al quale ruota una strategia di marketing efficace.